è l'ultimo arrivato in ordine di tempo in casa Ascoli. Partiamo da Mario Piccinocchi, riepilogo un po' i loro curricula prima di dare la parola al presidente Giuliano Tosti. Mario Piccinocchi è un centrocampista classe 95 di Milano e arriva dal settore giovanile dell'Inter, dove è cresciuto prima di un'esperienza lunga di 4 anni all'estero nella Super League svizzera. Ha indossato per 4 stagioni la maglia del Lugano, 115 le presenze collezionate, 3 gol, 12 gli assist. Ha firmato con l'Ascoli un contratto fino al prossimo 30 giugno con opzione per ulteriori 2 anni. Passiamo ora a Nicola Leali, portiere 26enne di Castiglione delle Stiviere. Arriva all'Ascoli dal Perugia fino al 2021, quindi 2 anni. Si tratta di un portiere che ha una lunga esperienza, non solo in Serie B, circa 130 le presenze in cadetteria con le maglie di Brescia, Virtus Lanciano, Spezia, Perugia, ma anche 60 gettoni di presenza in massima serie con le maglie sempre del Brescia, ma anche di Cesena e di Frosinone. Diamo il benvenuto ad entrambi e do la parola al presidente Giuliano Tosti, che ci spiega un po' come è maturata questa idea di portarli all'Ascoli. In realtà Piccinocchi è già qui da un po', Leali invece proprio allo scadere nell'ultimo minuto del calciomercato estivo. Buonasera a tutti, è vero che Mario è con noi dall'inizio del campionato, però era un ragazzo a cui io tenevo a presentarlo, quindi forse la colpa è pure mia che si è allungata un attimino, perché Piccinocchi rappresenta il vero atleta che piace all'Ascoli, il vero calciatore, tutta dedizione al suo lavoro, professionista serissimo, ha fatto parte di 3 categorie di nazionale, caratteristiche, è un play molto importante. Le sue caratteristiche primarie è quella di giocare sempre la palla di prima, e tanto è vero che le prime volte che lo vedevo mi dava il ricordo degli elastici del flipper elettrificati, come aveva la palla a destra e a sinistra la smista immediatamente, è molto preciso anche in fase di interdizione, impatta pochissimo fisicamente ma mette bene sempre il piede, la gamba. È un ragazzo che piacerà molto alla piazza ascolana. Basta pensare che le prime 2 giornate di campionato abbiamo già usato 2 play, quindi avrà le sue opportunità e come ripeto, alla piazza piacerà tanto questo calciatore. Riguardo a Nicola, è un po' più famoso, per anni è tuttora, perché per l'età che ha, è una promessa per il calcio italiano, ha fatto parte di tutte le categorie della nazionale minori, gli manca la A, è venuto qui apposta per conquistarsi un posto in nazionale, no? E va bene, Leali è arrivato l'ultimo giorno, ma il nome Leali tra tesoro e la società girava da circa un mese. È stato bravo tesoro a fare una trattativa molto riservata per il ragazzo, ci parlava sempre che per lui è uno dei 2 portieri più forti della Serie B, e vabbè, se non ci arriviamo a questo dobbiamo trovare un altro, e lui ha detto guarda, quell'altro è l'anno, quindi abbiamo i 2 portieri più forti della Serie B. Adesso stiamo vedendo qualche normativa per farli giocare tutti e 2 insieme, e così la porta è sicura. Magari partiamo tutti da 0-0, partiamo. Ok, devono allargare le porte. Ricordiamo anche la sua esperienza in 2 campionati esteri, quello greco con l'Olympiakos e quello belga con lo Zulte Waregem. Va bene, i ragazzi sono qui a vostra disposizione. C'è l'ingegnere, a me piace dare dei nomi miei ai cacciatori, quindi lui per me è l'ingegnere, lui è Batman, a vostra disposizione. Allora, una domanda all'ingegnere all'inizio. Mario, sei arrivato da un po' di tempo, no? Da te, come ha detto anche il presidente Tosti, piace giocare davanti alla difesa. Il mister ti ha provato già a mezzala e comunque in diversi ruoli del centrocampo. Come ti stai trovando ad adattarti a queste situazioni? No, io mi sto trovando molto bene, colgo l'occasione per ringraziare tutti e ringraziare anche i compagni per l'accoglienza, insomma, in squadra.
Il mio ruolo naturale è quello di play, ho determinate caratteristiche e metto le mie caratteristiche al servizio della squadra. Se devo fare la mezzala, faccio la mezzala senza nessun problema, chiaramente sempre con le mie caratteristiche, però sono cresciuto nel settore giovanile del Milan, in cui è importante fare tutti i ruoli del centrocampo e l'ho sempre fatto, quindi per me non è assolutamente un problema. Massimiliano Mariotti, Resto del Carlino. Volevo chiedere a Piacinocchi come mai la scelta di andare a giocare all'estero, a Lugano. Magari il calcio italiano in quella fase della tua carriera non ti ha dato la possibilità di esprimerti, oppure preferivi fare un'esperienza estera prima di tornare qui? No, sono state una serie di coincidenze per me, io lo reputo fortunato. Ho fatto l'ultimo anno di primavera dove ho avuto parecchi infortuni e infatti il mio contratto con il Milan era finito e io ho firmato con il Vicenza, e poi è capitato che sulla panchina del Lugano ci fosse Zeman, e a 20 anni rifiutare Zeman è da pazzi, quindi io sono andato di corsa e poi per una serie di motivi la mia avventura lì è durata 4 anni. Poi quest'estate è nata una forte volontà e desiderio di tornare in Italia e per fortuna sono riuscito a tornare, sono molto felice. Volevo chiedere alle ali invece, per un portiere arrivare a fine mercato complica un po' la strada per la conquista del posto da titolare, ma ciò non vuol dire nulla, e quindi la vera domanda è le prime sensazioni avute e come ti trovi nel gruppo e come vivi la sana competizione con l'altro portiere Lanni. Sì, no, sono arrivato ieri, quindi mi sto ambientando, sto conoscendo il gruppo e penso che so Ivan che è un portiere forte e so che la competizione ci aiuterà a crescere entrambi e quindi penso che ci possa far solo che bene. Bruno Ferretti, Corona Capicene. A Piccinocchi vorrei chiedere che qui nell'Ascoli in questo momento c'è un'abbondanza insomma di centrocampisti, quindi ci sarà concorrenza e non poca per trovare un po' di spazio, ricavarsi un posto. Come si pone, cioè, con tutti questi compagni tra virgolette rivali per giocare, visto che l'Ascoli gioca con 3 a centrocampo almeno finora? Siete 7 se non contato male. Sì, io sono molto sereno in realtà. La concorrenza per me è solamente uno stimolo, poi soprattutto nel ruolo di play al momento ci sono 2 giocatori come Troiano e Petrucci dai quali posso soltanto imparare. È una circostanza che conoscevo già, quindi non mi sono trovato impreparato, diciamo. Io sto pensando soltanto a lavorare ogni giorno, imparare qualcosa, crescere, e sono certo che la mia occasione arriverà, e l'unico mio compito è farmi trovare pronto, insomma. Altre domande? Io volevo fare una domanda al presidente Tosti. Allora, sono Rita Marini del Corriere Adriatico. Giuliano, ai Leali, Piccinocchi, tutto il resto sta al Picchio Village, è una squadra forte, costruita bene in ogni ruolo, giocatori fortissimi per la Serie B, l'obiettivo dell'Ascoli è la Serie A. Dire Serie A è un impegno grandissimo e poi crea tantissime aspettative che durante il percorso qualche intoppo potrebbe venire, poi si creano delle situazioni spiacevoli. Cioè, noi abbiamo sempre detto che questa squadra la vogliamo migliorare. Fortunatamente abbiamo un direttore sportivo che penso che dei direttori sportivi che lavorano in B sia stato il più bravo quest'anno in assoluto nella scelta degli uomini e come li ha portati. E nella scelta delle persone proprio, ha scelto il meglio tra l'atleta e le persone. La squadra è di buon livello, non creiamo però aspettative grandissime perché ci sono 3-4 club più forti di noi e altri 4-5 club che alla pari nostra, quest'anno il livello della Serie B si è alzata, non carichiamo lo zaino di pietre dietro le spalle dei nostri calciatori, cerchiamo di farli giocare in leggerezza e con il sorriso, perché poi alla fine questi due componenti
sono le componenti che dà risultati maggiori alla squadra, quindi non nascondiamoci però che quest'anno la squadra è molto più forte dello scorso anno. Io volevo chiedere sempre alle ali, in passato ha giocato varie volte contro l'Ascoli, e qual era l'idea che aveva prima dell'Ascoli e l'idea che ha adesso, che appunto difenderà i colori bianconeri? Quando giocavo contro l'Ascoli devo dire che era una squadra che odiavo, perché è sempre stata una squadra fastidiosa, che soprattutto quando venivi a giocare qua sapevi che sarebbe stato difficile, perché è sempre stata una squadra combattente, quindi penso che noi dobbiamo mantenere questo, perché penso che lo pensino in tanti, e migliorarlo. Della piazza? Beh, la piazza sicuramente è una piazza calda che sicuramente ci darà una mano anche magari nei momenti di difficoltà delle partite, quindi penso che giocare in casa sarà e dovrà diventare un fattore di assoluto vantaggio. Al presidente volevo chiedere, ha smaltito la delusione, la rabbia per la sconfitta di Frosinone? È passata abbastanza, anche se devo dire che io la notte non ho dormito mai, dopo il viaggio ho ridormito il giorno dopo all'una di notte, alle due di notte. Ad Ascoli si percepiva una rabbia contro la direzione dell'arbitro che in qualche modo ha influito sul risultato. Io però a un certo punto, ormai sono anni che ce lo calcolo, che intanto noi qualcosa di storto subiamo dall'allenatore, dall'arbitro, o la svista o qualcosa di più grande, qualcosa lo metto sempre in preventivo. Quello che mi ha veramente fatto male è prendere il secondo gol, perché tornare da Frosinone senza un punto mi ha ferito abbastanza. Non, lo ritenevo importantissimo il pareggio, che l'avrei firmato prima della partita, su 3.000 fogli l'avrei firmato, perché poi magari fra un mese stiamo a guardare la classifica e poi diciamo che cazzo l'hai punto di Frosinone, ma oggi guarda dove eravamo. E purtroppo per la domanda che ci ha fatto Rita, voglio dire che quest'anno proprio abbiamo alzato un po' l'asticella per non avere le problematiche.